Intanto questi alberi sono sanissimi, per di più hanno le radici che vanno in profondità e quindi non si allargano, quindi non disturbano, come si vede, né l'asfalto della viabilità né i cordonati. Poi ricordiamoci che ci sono problemi di salute proprio ambientale. Aiuto, mi chiamo Sofia, sono bello, sono sano e aiuto tutti a respirare. Perché mi vogliono uccidere? Questo è uno dei messaggi lanciati nel corso del flash mob organizzato ad Arezzo da Liberi Uguali nei cosiddetti giardini del Porcinai di Viale Michelangelo. Un nome e un messaggio per ognuno dei 60 lecci che l'amministrazione comunale di Arezzo vorrebbe abbattere per far posto a dei tigli, come previsto nel progetto originario dei giardini datato anni 30. Una novità che fa parte degli interventi che saranno avviati dopo l'ottenimento dei fondi ministeriali per il recupero delle aree degradate, che ha suscitato diverse contrarietà e polemiche. Il leccio è uno degli alberi, credo il secondo mi sembra, che assorbe l'anidride carbonica più di tutti e diminuisce le polveri, perché assorbe le polveri che sono della zona, che si sa sono altissime, tanto che adesso è fuori norma per tanti giorni per le polveri sottili all'anno, e poi mitiga anche il calore con l'ombra e così via. È quindi un'operazione che noi contestiamo fino in fondo e ci battiamo perché anche dal punto di vista appunto salutare e ambientale le cose dal 32 ad oggi sono cambiate, sono aumentate le case, sono alzate, ma più che altro dal 32 ad oggi è aumentato il traffico, e di questo traffico, perché questa è la strada più trafficata della città, e di questo traffico bisogna difendersi. Ecco.